chiamo Enrico Arcolani, sono l'ideatore dell'evento La Scarrozzata. E sono 4 anni che sono in carrozzina, del quarto evento che facciamo, e quest'anno siamo in Piazza Maggiore una domenica mattina col T-Day, e come vedete pieno di carrozzine, pieno di persone che vogliono, hanno voglia di testare cosa vuol dire l'handicap, la disabilità, scoprire cosa c'è dietro. E il nostro obiettivo è proprio quello di fare capire alle persone normali, quelle che non sono mai entrate in contatto con l'handicap, cosa vuol dire vivere su una carrozzina, vivere in una città, un centro storico come Bologna, in carrozzina. Quindi è un semplice giro in compagnia con delle carrozzine in semplicità. Non solo il tema delle barriere architettoniche, che non è quello che l'associazione e Enrico Ercolani insieme a Macondo vogliono far capire, anche se girando dentro la città si capirà questo, ma soprattutto l'abbattimento delle barriere interiori. L'abbattimento delle barriere interiori vuol dire cominciare a capire che cosa significa non essere davanti a quelli che invece sono. Ci sono tanti paesi, e mi piacerebbe dire andiamo a quel paese, dove, parlo dell'Olanda, parlo del Belgio, parlo del Nord Europa in generale, dove il tema dell'handicap si vive con naturalezza. Qui noi dobbiamo lavorare per ottenere un diritto, per ottenere una libertà, per ottenere una normalità, e questo è diciamo sempre faticoso. Piacerebbe che la città non vedesse le persone dicendo poveretti, poverini, a me non è toccato, è toccata a loro, che sfortuna, ma cominciasse a fare un lavoro culturale, interno, sociale, che è anche politico, e io dico artistico. Enrico Ercolani è l'esempio vivente, ma noi vorremmo che le persone che non sono state colpite raccontino, provino oggi, facciano un giro per vedere che cosa significhi per i muscoli, per la mente, per la psiche, incontrare, vedere e stare in un'altra posizione di vita.